erano diverse le sollecitazioni che arrivavano all'assessorato all'urbanistica del comune di Salerno, all'assessorato alla mobilità, diversi consiglieri comunali sia da parte della maggioranza che dell'opposizione affinché si potesse riaprire il tratto del ponte da via Torrione verso via Mobilio. Sì, è lodevole l'iniziativa di alcuni consiglieri, non capisco francamente l'assessore che è nastro taglia, visto che quel ponte fu chiuso inopinatamente con una scelta scellerata e demenziale che ha penalizzato un'intera parte della città di Salerno, ha penalizzato la viabilità ma anche l'economia e la vivibilità di interi quartieri. Quindi prima di attagliare nastri si chieda scusa alla città per il gravissimo errore che è stato fatto e ora si ricominci con una viabilità più corretta. Ecco, lì la chiusura fu dettata quando erano in corso i lavori per l'apertura dell'altro ponte, quello verso la stazione. Che tuttavia è terminato 2 anni fa, quindi c'è questo lasso di tempo imperdonabile per chi ha a cuore la cosa pubblica e l'interesse della città di Salerno. Su quell'altro lato invece, quello più avanti, 50 metri dopo, va immediatamente aperta la strada perché la Lungoinno fu immaginata per arrivare fino a Lungomare da Furi e non si capisce per quale motivo non si completa la viabilità facendo appunto defluire le auto attorno al Grand Hotel Salerno. Non vorremmo che questo fosse per fare un piacere a qualche amico albergatore, noi faremo una raccolta di firme perché si apra anche quella strada e si comincia a respirare un po' in questa città. Potrebbero non esserci le misure idonee della carreggiata per consentire questa riapertura, a suo avviso? Questo è da vedere, si dice che ci sia qualche difetto di progettazione, il che naturalmente inchioderebbe alle proprie responsabilità chi ha sbagliato a fare questa strada. Delle due l'una, o la strada si apre o ci spiegano perché non si può fare.